Sera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'alta terra di lavoro, e questa sera saremo insieme per parlare di identità legata alla tradizione della popolari, alle tradizioni del territorio, soprattutto legate al solstizio d'inverno, ma legate soprattutto al Natale. E chi ci verrà a trovare? Ci viene a trovare una persona che presento con il video di qui a pochi secondi. Sì, va bene, io sono stata ormai, sono 40 anni che lavoro sul territorio nella ricerca etnografica, ho aiutato a costituire il Museo delle Genti d'Abruzzo, ormai sono tra i fondatori e sono diventata negli ultimi anni la presidente di una delle due associazioni fondatrici, che è l'ASTRA, Associazione per lo Studio delle Tradizioni Regionali Abruzzesi. L'altra invece era l'Archeoclub Sezione di Pescara, che in pratica dalla loro raccolta nacque poi nell'84 quello che si chiama adesso Museo delle Genti d'Abruzzo. E sia come presidente ASTRA sia come antropologa è logico che la mia grande visione è quella di non perdere la memoria del territorio, e quindi mi occupo di rinverdire e soprattutto di riattualizzare degli argomenti che altrimenti cadrebbero nel dimenticatoio. Eccola qua, l'avete riconosciuta benissimo, Diana Gandolfi, che l'anno scorso ci è venuta a trovare parlando insieme con Vincenzo Capuano di quella bellissima puntata dedicata al Sant'Antuono. Ti ricordi che bella serata quella, Adriana? Come no, è stata proprio bella e interessante sia per me che per l'altro relatore, che almeno ci siamo visti in video le rispettive situazioni festive. Prima o poi le dovremo vedere dal vivo. Certo, lì riniziano, quest'anno se vieni, però tu, anche tu il 17, come ci dicevi, c'è sempre impegnata. Quel periodo io dovrei essere come Padre Eterno, ma ormai da 40 anni, da quando faccio ste ricerche, quel giorno, quei certi giorni dovrei essere in contemporanea in mille luoghi. Però prima o poi farò dall'Abruzzo. Fu una bellissima serata quella, soprattutto perché confrontammo due realtà provinciali del Regno, e tra l'Abruzzo e Macerata Campania, la nostra terra, la terra di lavoro. Questa sera invece parleremo di quello che è legato un po' al Natale, partendo dall'inverno. Però tu ci hai promesso di farci vedere delle cose veramente importanti. Però sai, noi qui dalle nostre parti si comincia a pensare a Natale già al tempo dei morti e tutti i santi. Quindi vogliamo fare una piccola introduzione, cappello introduttivo su questo periodo che viene vissuto nei vostri Abruzzi, perché gli Abruzzi sono sempre tre per noi, e poi per arrivare all'Immacolata e quindi al Natale. Beh, certamente, cioè il periodo solstiziale inizia con le celebrazioni dei morti, tant'è che i morti ancora oggi in Sicilia sono quelli che portano i regali ai bambini al posto dell'americanissimo e moderno contemporaneo Babbo Natale. Anche da noi, anche a Napoli portano il dono, infatti c'è la tradizione del torrone che a Natale a Napoli si fa in tutta la Campania, e anche da noi, prima anche qui in altre di lavoro, ma adesso è sparita questa tradizione, il torrone si dà ai morti, non a Natale. Vedi, infatti in Sicilia prima era molto più diffuso, adesso un po' di meno, e i morti sono quelli che in pratica sono i primi numi tutelari, cioè quello che i romani chiamavano i lares, ma sono le prime protezioni che ci portiamo dietro dalla preistoria. La divinità unica della preistoria è sempre stata in tutte le latitudini la madre terra, ma gli antenati erano quelli preposti a proteggere i discendenti,
Infatti, in molti luoghi, anche in Abruzzo, sono state trovate due scheletri femminili sepolti sotto il piano della capanna, proprio per tutelare e continuare a proteggere i loro discendenti. Quindi c'è Diciamo questo che senso. c'è questa, c'è sempre stato questo parallelismo e questo collegamento col trascendente, quindi attraverso i propri antenati, i propri defunti, soltanto Beh, gli oggi che. antenati erano proprio quelli che ci accompagnavano e ci facevano da tramite. E tant'è che appunto la festa, purtroppo ormai commercialissima, di Halloween è una festa che è stata adesso strumentalizzata, ma è una festa di origine irlandese, dove appunto c'era la celebrazione di tutte le entità che preservavano i semi che venivano messi sottoterra. Erano le divinità che proteggevano la futura germinazione. Infatti, poi il cristianesimo ha fatto diventare queste cose precristiane, tutti i santi, tutti i morti, cioè ha suddiviso. Ma il periodo era, si chiama in dialetto nostro Capatiemb, che sarebbe in dialetto il nome di Capodanno, perché c'è la conclusione dei raccolti a novembre. Quindi si finisce di raccogliere l'uva e di fare il vino. Infatti, a San Martino, dopo 10 giorni, si spilleranno le prime botti per provare il primo vino, e è finito l'olivo. Quindi è il momento di riseminare i futuri raccolti, e quindi si chiamano in soccorso i nostri antenati, che non erano visti come nella locuzione americana, che sono purtroppo deviati dalle psicosi dell'orrore, delle stragi, e quindi devono, come si dice, scaricare le loro tensioni inventando questi drammi pseudo carnevaleschi, dove non sono i morti ma sono i mostri, i morti cattivi, cioè i morti che vengono a vendicare le malefatte che tu hai fatto. Assolutamente no. La nostra cultura mediterranea europea parla di morti come antenati, come lares, come positivi, come benefici, tant'è che penso anche nel vostro territorio. La notte tra l'1 e il 2 si metteva fuori dalle finestre un piatto di legumi, di cibo, perché i morti venivano a consumarlo. Sai, Spesso era una maniera di fare un'elemosina anonima, perché erano i poveretti, quelli che giravano per strada, quella che oggi chiamiamo barboni, che mangiavano al posto dei morti. Queste elemosine, e quindi vedete, c'era questa forma gentile di fare l'elemosina senza far sentire a disagio chi veniva. la grande nobiltà della carità, no? Ah, sì. Ma oggi invece si chiama solidarietà, poi ci sarebbe da fare una trasmissione, la differenza tra solidarietà e carità. Io poi, quando parleremo del Natale, ti dico come è legato anche a quello che stai dicendo sui bambini e sui piatti di legumi. Qui l'unica cosa che adesso ancora, ma lo facciamo in pochi, io lo faccio, ma per esempio, io lo faccio solo io, mettere i lumini fuori le finestre. Ogni Anch'io. finestra, mettere il lumino fino a quando non si spegne da solo. E poi noi da bambini, la nostra qui in altre terre di lavoro, sai come in campagna da mie nonne che facevamo? La famosa morte cazzuta era la zucca svuotata, fatta con gli occhi come se fosse stata una specie, però sorridente, con la candela messa sopra. Ed era la morte cazzuta che si ricordava, così la chiamavamo. Non so per quale motivo, però poi adesso c'è Halloween, che è la rappresentazione zombesca di zombie, del terrore, dell'orrore, ma perché è il nichilismo, no? I bambini oggi non devono crescere in un futuro radioso, ma devono stare, si devono mortificare e annegare nel nichilismo, e si parte fin dalla tenera età. Questo è quello che noi sappiamo. Ma se no, come fanno a terrorizzarli, a comandarli come le E pecore? certo, no, la paura comanda. E quindi da te. E poi passiamo all'Immacolata. Da te, che cosa, la tua zona, perché ti ripeto, gli Abruzzi sono tre, quindi ho visto che le tradizioni non sono proprio completamente uguali. Da te che cosa rimane di tradizione dei morti? Soltanto il piatto di legumi e il lumino No, fuori? no, la zucca vuota, svuotata con la candela dentro c'è. Cioè,
quindi la porta cazzuta anche voi? No, cazzuta si chiama la coccia di morto, perché viene messo dentro. Quindi penso che da voi cazzuta, perché mettendoci voi la candela in alto sembra fallica, quindi è cazzuta. Sì, noi lo la sai nostra che... invece è all'interno per essere illuminata. Quindi con quella si girava nelle case. Infatti i bambini che non avevano la zucca e che tuttora fanno senza zucca, lo fanno con la scatola delle scarpe. Prendono una scatola di scarpe, gli fanno il teschio e ci mettono dentro un lumino di quelli piccoli. E andavamo nelle case, pure io quando ero piccola, invece di dire dolcetto scherzetto, come per dire o me lo dai o io me lo prendo, andavamo a portare i saluti di San Martino. San Martino che era il santo dell'abbondanza, che era di del periodo subito successivo. E San Martino, quando tu l'andavi a portare, la gente ti rispondeva ci benvenuto. Entrare nelle case quando le donne stavano a fare la pasta, oppure si stava pigiando il mosto, o si stavano pulendo le olive per portarle al frantoio, o si stava predisponendo la macellazione del maiale per fare le salsicce, si diceva sempre San Martino e loro ti rispondono ci benvenuto. Infatti quando io faccio questo saluto che entro nelle case, gli anziani mi guardano piacevolmente sorpresi, perché gli ricordo un uso antico, di portatore di abbondanza. E loro puoi ripetere queste due frasi bene, scandite bene? Perché non si capivano? La seconda detta velocemente. Allora, quando si entra nelle case e c'è qualcuno che sta facendo le salsicce o stanno lavorando al vino, il mosto, o puliscono le olive, comunque si va in una casa augurando San Martino. E loro ti rispondono benvenuto, perché in quel modo... Dillo in la lingua di prima, quella volgare che hai detto prima, non in italiano. San Martin, tu gli porti San Martin e loro ti rispondono sci benvenuto, cioè sei benvenuto, perché in quel modo tu sei incarni San Martino, lo porti con la tua persona, perché sei andato a trovarlo e l'hai nominato, e quindi è una maniera di augurare prosperità e ogni bene, perché San Martino è santo dell'abbondanza. Ma da voi pure si dice che San Martino è il protettore dei cornuti, o solo da noi? No, è universale questa cosa. Allora, San Martino è il protettore dei cornuti per una serie di motivazioni. Allora, primo, perché nel suo periodo ci sono le ultime fiere, un KTM, le ultime fiere agricole dove venivano commercializzati i grandi animali cornuti che servivano all'umanità per i lavori giornalieri, che erano per esempio il più famoso, il più indispensabile era il bue, il bove, e il bove equivaleva al nostro attuale trattore, era possente. Non avere un bove non facevi niente in campagna, perché più aravi in profondità e più potevi lavorare la terra e renderla ogni volta più fertile. E il bove appunto era cornuto. L'ariete, che sarebbe lo mendone, cioè il mendone delle pecore, è cornuto e serviva per fecondare le pecore. Allora, questi animali cornuti erano animali possenti, animali potenti, animali fecondanti. Quindi cornuto non è vissuto come lo viviamo noi oggi nella società contemporanea consumistica, cioè che cornuto è quello che subisce il corno. No, cornuti sono quelli che fecondano, inseminano. Quindi per traslazione anche i cornuti che le subiscono comunque è un onore, perché c'è la fertilità di mezzo. Infatti a Napoli, nella nostra illustre capitale, c'è la differenza tra cornuti e scurnacchiati. I cornuti in senso positivo e gli scurnacchiati in senso negativo. E quindi si sposa con quello che tu hai detto in questo momento.
Senti, adesso prima di cominciare a parlare del periodo natalizio, ti faccio anticipare un minuto, un qualcosa che ti farà sicuramente piacere. Sì, la giornata è buona, ne ha più Grazie, di 2 settimane. grazie. Adriana, ho fatto passare un minuto e mezzo di una breve novena con i zampognari. Quindi, con i zampognari, con la novena, da noi si inizia proprio il periodo natalizio con l'Immacolata. Quindi, E poi a noi. portaci, lo so, da noi come da voi, portaci in questo mondo che inizia dall'8 di dicembre e finisce con l'Epifania, credo. Poi, e se ti vuoi far aiutare dalle slide, lo puoi fare senza problemi. Andiamo. Allora, quasi questa slide è un grafico che io ho utilizzato nella stanza delle feste al Museo delle Genti d'Abruzzo, dove ho lavorato per una vita e ancora collaboro, sono presidente dell'associazione fondatrice del museo. Vedete che c'è una suddivisione dell'anno con i cicli agricoli per far capire perché le feste vengono celebrate in un periodo piuttosto che un altro. Perché ci sono le feste dell'acqua, che sono quelle in azzurro, perché ci sono le feste del fuoco, che sono quelle rosse, perché devono celebrare e favorire i raccolti. Quindi l'anno inizia proprio nel periodo che stiamo vivendo adesso, nel Capatiemb, quando c'è poi la rinascita del sole. Quindi il periodo più buio dell'anno, che sarebbe questo, che poi c'è l'apice a Santa Lucia, poi c'è la pausa di 13 giorni finché non c'è il 24 dicembre la notte. Vedete che noi abbiamo nella parte più larga della fetta rossa, dicembre, le feste solstiziali. Quindi sono feste fatte con fuochi accesi più o meno grandi, che poi la tradizione cristiana dice per riscaldare il bambinello, perché doveva giustificare queste usanze preistoriche, perché l'umanità ha sempre temuto l'inverno senza fine che avrebbe fatto morire l'intera umanità. Infatti, per questo si cominciava a mettere i fuochi nel periodo dei morti, Certo, perché perché il fuoco è cominciava il la luce, periodo. E la poi luce del fuoco. ricorre la cadenza temporale al numero 13. Inizia col 31, poi dopo 13 giorni, poi c'è Santa Lucia, poi c'è questo numero 13 che è un Ma lo numero sacro. sapete? Ma lo sai perché il numero 13 è sacro? Perché il primo calendario della preistoria è il ciclo femminile, che il ciclo ricalca il Bravissimo. ciclo lunare, che è il ciclo agricolo per eccellenza. Infatti, i bambini nascono dopo 10 lune, non 9 mesi. È una testimonianza molto antica di 25.000 anni fa, è la cosiddetta incisione della Venere di Lausselle in Francia, che ritrae una donna nuda con una mano a indicare il ventre gravido e nell'altra mano un corno, vedete, bovino, con incise 13 tacche, che sono le 13 lunazioni del ciclo calendariale dell'anno e ciclo agricolo. Quindi vedete, dicembre, gennaio, feste solstiziali, perché poi c'è
dopo i fuochi di Gesù Bambino, che sarebbe il tramite simbolico più semplice da trovare per il sole, qual era? Era il fuoco. Quindi noi accendiamo i fuochi per ingigantire il potere di questo sole neonato che rinasce la notte di Natale, che poi è stato sostituito con Gesù Bambino, e prima di Gesù Bambino con il Dio Mitra, e prima ancora era E comunque l'Immacolata come l'Immacolata come è legata con le tradizioni precristiane? l'Immacolata era proprio uno dei prefuochi, cioè il prefuoco per eccellenza dedicato alla Grande Madre Terra. Perché tra l'Immacolata e Santa Lucia sono i giorni più oscuri, che sono le notti a prevalere. E quindi con l'invenzione della Madonna di Loreto che sorvola soprattutto la fascia adriatica, perché viene da Gerusalemme, quindi sorvola il mare Adriatico, noi abbiamo tutta la fascia pedemontana abruzzese che si incendia perché diceva la tradizione, gli angeli dovevano avere la strada segnata dai fuochi che i contadini accendevano per farla arrivare con la casa a Loreto Marche. E queste sono delle tradizioni inventate dopo, ma è importante proprio perché all'Immacolata si fanno i fuochi, subito dopo l'Immacolata si fanno a Santa Lucia, il 13, ma prima dell'Immacolata si fanno il giorno di San Nicola in un paesino a Pollutri, che incendiano dei grandi fuochi dove sopra mettono delle callare grosse, dei caldai, con dentro a cucinare le granaglie per farle. Per le fave, scusate, non sono delle granaglie, sono le fave di San Nicola, e quindi e prima ancora ci sono i fuochi di San Martino, le glorie di Scanno, e sono tutti fuochi che scandiscono finché non si arriva ai fuochi giganti dell'Immacolata e di Natale. L'Immacolata è il corrispettivo femminile della nascita del bambinello. Quindi la Madonna annuncia la rinascita. Santa Lucia viene pure festeggiata con dei fuochi, oppure con la pupazza che da noi viene fatta esplodere con i fuochi d'artificio, mentre nell'area sabina e una volta anticamente veniva incendiata interamente e con le cenere di questa pupazza venivano concimati, aspersi i campi. Eccola la pupazza, vedete? Bravo, bravo, falle andare tu le slide, Sì, così perché è più facile. così non ti Non mi decongendi. deconcentro, bravo, continuo il discorso. E queste sono le pupazze che a Francavilla al Mare, il paese dove vivo, ancora vengono fatte esplodere per celebrare la notte più lunga e scongiurare il non ritorno della luce. Quindi Santa Lucia è la portatrice di luce. Dopodiché ci saranno le grandi pire natalizie, come abbiamo visto poco fa, puoi andare avanti. Quella che abbiamo visto, questa è la pira natalizia accesa davanti alla cattedrale di Pescasseroli, che brucia 3 giorni. E si chiama la tomba, proprio perché ricorda un'antica tomba, una pira funebre. Cioè, questa a Natale praticamente rimane si incendia per 3 giorni a Pescasseroli? Sì, continua a bruciare, continua a bruciare. Da che E poi giorni è giù? Da per che giorni e giorni è giù? giorni finché non vanno, cioè finché i tizzoni non si spengono del tutto, poi nei giorni seguenti vanno gli abitanti a cucinarci le salsicce, ci vanno a passare il tempo, i giovani, diventa un luogo di riunione. E anticamente, e Partire stupore. dal 20, a partire dal 24? Sì. Allora, da partire dal 24 c'è una tradizione molto bella, familiare, che si doveva prendere, i caminetti di una volta erano giganteschi, e si doveva prendere un grande ceppo, un grande nodoso tronco che si chiama lutecchio in dialetto. Questo tronco doveva bruciare da Natale all'Epifania. Cioè il fuoco che veniva acceso a Natale non doveva essere mai spento,
doveva continuare. E la notte della vigilia, quindi quando nasce il bambinello, nelle famiglie che rispettano il cenone si dovevano consumare, come dicevamo prima, 13 pietanze, 12 più 1, e ogni pietanza veniva offerta su questo tecchio o ceppone dal capo famiglia. Quindi si mette, pure mio suocero lo faceva, adesso lo faccio io. Prendi un cucchiaio della pietanza che stai a servire, prima di servirla ai tuoi commensali, la offri al tecchio. È una maniera di far appunto celebrare agli antenati Natale, perché il focolare è la sede dove i nostri antenati comunicano con noi. Non a caso i romani tenevano i lares sul focolare, perché il caminetto, la ciminiera, è in contatto con il cielo, e dalla ciminiera non entrano le streghe, entra la Befana, che invece è la fata buona del destino, entrano le entità positive, che sono quelle legate al mondo ancestrale e sotterraneo. Non so se anche da voi si usava. Ma... Guarda Adriana, io ti sto ascoltando, da noi si usava tutto quello che dici, hai detto tu, anche la pupazza, i fuochi. Sì. Per esempio, quando ero piccola, che andavamo per gioco a disturbare la catena del caminetto alla quale veniva assicurato il callaro, i nonni ci rimproveravano, perché in quel modo tu disturbavi i morti, perché i morti risiedono, cioè gli antenati, lungo la campa del focolare, lungo la ciminiera. Queste fiaccole non sono quel gagnone, la famosa andocciata. Sono quelle di Agnone, sono le andocce. Che però si fa l'8 di dicembre. Allora, le andocce sono tradizionalmente incendiate la vigilia di Natale. E nei paesi limitrofi, perché Agnone è stato abruzzese fino al 1811, ed è a confine con l'Abruzzo. Nei paesi limitrofi vicino, quindi tutto l'Abruzzo, dell'Alto Vastese, si facevano lo stesso le andocce, ma era una, anche Agnone era sempre una o massimo due, che veniva portata la vigilia di Natale dal fidanzato che voleva essere riconosciuto dalla famiglia della sposa, la parcheggiava fuori la casa ed entrava al cenone. Poi che è successo? Questa cosa nel dopoguerra si è talmente diffusa ed è diventato uno spettacolo, tant'è che Giovanni Paolo II, se vi ricordate, celebrarono a Roma con le andocce di Agnone, bellissime. Quindi da una diventarono due, poi diventarono quattro, poi diventarono cinque. Sì, adesso ne portano tantissime. E per non far andare tutto il turismo, per aumentare anche l'appetibilità di questo paese, quindi il 24 è loro, è privata, l'8 di dicembre invece è del pubblico. Ma l'8 di dicembre incendiavano solo un fuoco e basta. Ma infatti noi siamo andati, io e Cinzia, a vederli l'8 di dicembre qualche anno fa, non rimanemmo piacevolmente colpiti, perché sembrava un'esibizione consumistica per tutti quelli che arrivavano, non aveva poco di identitario. E quindi loro ci dissero che praticamente dopo che loro andarono da Giovanni Paolo II, praticamente hanno creato questa forma di festa che nulla ha a che vedere con la tradizione. Detto che stiamo messando ciò, perché poi quindi Agnone fu Murà che portò Agnone nelle terre molisane. Senti, ma il rapporto con Belzebù invece da voi? Non è sentito affatto. No, c'è qualche rituale che vuole cacciare Belzebù durante le feste di Natale? No, perché a parte che non è come noi non lo nominiamo nemmeno. Si dice la brutta bestia. La brutta bestia, pure infatti io non lo nomino, ho Belzebù brutta bestia. Sì. Però non, in pratica la notte di Natale si fanno tutte le pratiche, si rinnovano le pratiche per togliere l'invidia, che da noi si chiama il malocchio. Ma pure da noi si chiama... pure noi si chiama malocchio. E quindi chi sale... Oppure fattura.
No, la fattura è un'altra cosa. La fattura è quella che ti viene fatta ad persona per farti stare male, per farti innamorare. No, le fatture sono più pericolose. Il malocchio può essere anche una cosa involontaria, che ti fa venire il mal di testa, che ti fa andare male le cose per un po' di tempo. E quindi è come una scarica di energie. E chiunque in pratica conosce queste formule per togliere diversi disturbi, come il mal di gola, come i nervi accavallati e scomposti, come il mal di reni, come tante cose, e la notte di Natale le deve recitare, rinnovare e le può anche trasmettere. Ma pure da Quindi voi, e infatti, ma pure da voi si usa il famoso acqua con 2 gocce d'olio. no, 2 gocce. Te ne fai scendere tre, metti il Tre, piatto boh. dell'acqua, dopo che hai fatto la formula sulla fronte della persona, con lo stesso dito con il quale hai recitato la formula, intingi nell'olio e se l'olio si apre, che normalmente l'olio con l'acqua non si apre, ma rimane Sì. la goccia rimane intonsa, quindi se la goccia si apre, certe volte schizza, vuol dire che hai un malocchio forte. Nel Sì. momento in cui si è aperto, già l'hai squagliato. E lo fai in altre 2 volte. Ma lo faceva Dopodiché, mia nonna, con le preghiere, poi lei pregava, usava delle preghiere particolari per. ognuno di noi ha quelle che si è fatto tramandare. Sì. E dopodiché, a me, per esempio, hanno insegnato un rituale conclusivo nel quale le gocce che si sono rotte vengono tagliate, smembrate o con un paio di forbici. Chiaramente il metallo deve essere, non può essere di plastica, oppure con un coltello. E mentre le tagli in forma di croce, così come la recita sulla fronte della persona, ripeti la formula che cancella e scaccia l'ammidie, diciamo, l'ammidie o l'umalocchie, però midie e malocchie così vengono chiamati. Sì, pure da noi. E quindi, dimmi una cosa, adesso siamo a Natale, andando verso l'Epifania si passa per il Capodanno, che altro c'è? Vabbè, dopo Natale ci stanno, vabbè, per esempio, continuano le pupe. A Santo Stefano, all'Ama dei Peligni, si festeggia Santa Barbara, invece del 4 dicembre aspettano Natale perché tornano gli emigranti e siccome molti di quelli del paese andavano a fare i minatori, quindi la loro protettrice del paese è Santa Barbara, la protettrice Come capistrello. del... Quindi andavano, vanno ancora oggi... A Santo Stefano traslate le feste di Santa Barbara. E che fa Santa Barbara? Se non fanno la pupa a Santa Barbara che esplode interamente, non faranno la pupa mai in nessun altro posto. Poi altre feste fanno a Capodanno, per esempio, ci sono dei paesi come Pettorano sul Gizio ed altri dove cantano il canto di Capodanno, come in Molise, per esempio, vanno cantando per le case. A Casa Calenda, il bufù, con quello che voi Ma pure da noi, chiamate. pure in terra di lavoro, da noi abbiamo fatto un Sì. Capodanno a Letino in questo modo. Letino, Sì. Capodanno si fanno i Che canti a vanno. Sessa, si fanno il Vanno col Bonanno. putipù, quello che voi chiamate Sì. putipù, da noi c'ha tanti altri nomi, vattafoche, vurre vurre. E quindi vanno in giro per le case ad augurare l'anno nuovo. E questo che tu adesso hai messo sulle slide è in pratica il dolce tipico del Natale che viene fatto in alcuni paesi abruzzesi è naturalmente un serpente, ma viene chiamato o cervone, come la razza di un serpente, o serpendone, oppure ancora di più lucapatone, perché voi sapete che a Natale si usa mangiare il capitone o l'anguilla. Ma perché si usa mangiare il capitone o l'anguilla e si usa questo dolce in pasta mandorle a forma di serpente? Perché il serpente è come il serpente Ofione della mitologia greca, come il serpente Oris, il serpente indù, vedico, è il serpente che si morde la coda, è il ciclo dell'eterno ritorno, è quel ciclo dell'anno che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi consumare il serpente nel periodo natalizio significa assumere le proprietà di rigenerazione che questo animale poi ha, perché il serpente...
in pratica perde la pelle, si rigenera, vive nella terra. È un animale ambivalente, ti può dare la morte e ti può dare la vita. Da noi. Perché comunque non è il simbolo diabolico, perché nello stesso tempo è infero e terrestre. E quindi da noi c'è una cosa diversa, poi te lo dico tutta alla fine che cosa è diversa rispetto sì, conviene. E quindi, capito, questa è una cosa. E il serpentone o cervone si rifà al periodo di Sant'Antonio Abate, perché Sant'Antonio Abate di tutto questo periodo solstiziale lo conclude con altri fuochi, perché sì. È la rinascita del fuoco. Dobbiamo passare per l'Epifania, però l'Epifania, perché poi come c'è l'Epifania. No, l'Epifania, allora, no, l'ho detto perché c'è il collegamento col cervone, quindi sì. Che sarebbe questo serpente. L'Epifania viene cantata alla Pasquella, alla Vigilia. Per esempio, un'altra cosa del Capodanno che mi hai distratto: in un paese canzano si andava in giro per le case e si battevano, proprio si battevano con un mattarello, i vecchi che stavano ancora a fare finta di dormire, i giovani battevano i vecchi come se si dovessero rinnovare, e dicevano è la festa del Capodanno, e si chiamava la battuta del Capodanno. E si battevano, pure i bambini comunque venivano battuti. E la vigilia di invece della festa della Epifania si andava cantando lo stesso la Pasquella, perché erano appunto la Pasquetta, i Re Magi, e i bambini giravano per le case per far augurare la buona novella e farsi regalare due caramelle, qualcosa che riuscivano a raccattare. Ed era un canto di questo augurale. E quindi si va a Sant'Antonio, dove praticamente finisce il periodo più buio dell'anno, già inizia a Natale, perché è il giorno più corto dell'anno, 23 o 24, poi adesso sta cambiando. No, il giorno più corto è Santa Lucia. Il giorno di Natale è la prima scintilla del rinnovamento. A me hanno detto un'altra cosa, se mi permetti, se posso dire. Il periodo più buio dell'anno inizia con Santa Lucia, per avere il punto più basso il 23 o il 24 di dicembre, quindi inizia Santa Lucia per fine venire il 24 di dicembre, comincia ad alzarsi un'altra volta la giornata, ad arrivare a Sant'Antuono, dove praticamente, come succede a Ferragosto, a Capo de Vierno, dove si accorcia di mezz'ora la giornata, se ci fai caso, proprio a Sant'Antuono la giornata si all'improvviso si allunga di mezz'ora, quindi dal passo di gallina che è iniziato a Santa Lucia trovando il suo culmine più basso il 23-24 di dicembre, a Sant'Antuono fa il passo di buoi. Da noi, guarda che stiamo dicendo la stessa cosa, Santa Lucia è il più basso perché Santa Lucia da noi inizia il periodo più scuro, che è al punto più basso la vigilia. Bravo. E infatti si dice che, per esempio, per far capire il passo di Sant'Antonio, di Sant'Antuono, come dite voi, che in Sante Stefano non passa di piccino, cioè il sole fa un passo di pulcino, in Sant'Antuono non passa di gallina, quindi recupera quella mezz'ora che dicevi tu prima. Invece a noi si dice che a Sant'Antuono dello passo di gallina diventa passo di buoi. Di uova, si dice pure. Sì. Però siccome fa la rima, meglio, dicono gallina. Sì, allora... E quindi diciamo che finisce in questo periodo, finisce il... Sì, e poi c'è San Sebastiano che fanno in altri paesi, lo stesso dei fuochi, che è il 22, fuochi dedicati a San Sebastiano, che pure... 22 di? Gennaio. Ah, gennaio, sì, ho capito. 21 e 22 di gennaio, che celebrano appunto sempre la rinascita del sole. E allora, Adriana... Dimmi. No, dimmi, termina. No, dico, per aspettare altri fuochi entriamo nell'equinozio, bravo, San Giuseppe, e poi San Giovanni li conclude, sì. San Giovanni Battista ci ristanno per la Madonna dell'Assunta, sì, infatti, poi smettono e ripartono con quelli che vi ho detto prima di novembre, infatti, c'è da dire che San Giovanni è l'opposto del Natale, dove la vigilia di Natale è il giorno più corto, mentre San Giovanni è quello più lungo. E poi sì,
e Ferragosto è l'opposto di Sant'Antuono. Lì inizia la parte invernale, infatti vi ho detto Capodevierno. Ti anticipo che poi al limite, quando arriviamo a ridosso di Sant'Antuono, faremo un'altra trasmissione dedicata da San Sebastiano fino ai fuochi San Giuseppe, d'accordo? Beh, non sono tanto particolari da farci un capito? Basta un accenno come hai fatto adesso. Va bene. Sì, che non è che chissà quanta roba ci sta, capito? Senti, una cosa che ti volevo dire invece da noi, che cosa succede? Che è molto simile rispetto a voi. Da noi invece il fatto del serpente, il famoso capitone struffoli, viene inteso come la forma del diavolo, no? E tu lo devi decapitare e poi messo nell'olio fritto, perché l'unico modo per poter cancellare l'anno vecchio ammazzando il diavolo, quindi col capitone e con gli struffoli, e mettendo nell'olio fritto, friggendoli, tu praticamente lo hai annientato completamente. Questa è la nostra tradizione, quel capitone e struffoli. Per quanto riguarda invece la questione dei bambini regali, da noi si regalano molto ai bambini, infatti a Natale si facevano sempre regali ai bambini, San Nicola, poi la Befana, perché era il modo per, siccome i bambini sono anime pure, che hanno il collegamento con gli antenati, fare regali ai bambini è come averli fatti ai nostri morti, ai nostri defunti, perché loro poi li trasferivano ai nostri antenati che non ci sono più. Ecco perché da noi, anche da voi, il bambino è sacro, è guai a toccarlo, perché è come se è come, oltre che ammazzare, a fare violenza su un'anima pura, ma sì, come diceva Gesù, mai toccare un bambino, ma voleva anche significare offendere i nostri antenati. E la terza cosa, a parte i dolci, c'erano i dolci, quindi quelli delle mandorle, i susamelli fatta esse, tutti quelli dei morti, quindi di buon augurio, mostaccioli. Noi durante il periodo di Natale si lascia sempre la tavola imbandita e con qualcosa sopra, perché praticamente se in quel periodo vengono a trovarci a casa nostra i nostri antenati, devono trovare da mangiare. E quello boh che voi mi avevi detto sui morti, sul piatto di lenticchie. Quindi ci sono delle similitudini, ma poi non sono proprio uguali, però si somigliano molto. Beh, la matrice è quella. Poi si differenziano, qualcuno predilige più certi aspetti, qualcuno più altri. No, ecco, noi il rapporto col diavolo, no, questa cosa, no, perché prettamente una visuale più chiesastica. Noi eravamo molto, molto più autonomi in questo senso. Ma soprattutto da Napoli, soprattutto per Napoli, e niente. Adriana, altre cose, altre considerazioni? Per esempio, altri dolci che si fanno a Natale, da noi si fanno le cajunit. Le cajunit, che sono dei cajunit significa piccoli calzoni, che sono come dei ravioli ripieni di marmellata d'uva, perché la marmellata che è stata fatta appunto con l'uva di ottobre, è mischiata con il mosto cotto, che per esempio per noi è un ingrediente irrinunciabile, ed era quello che prima al posto della cioccolata coloriva e aromatizzava i nostri dolci, come i mostaccioli, che vengono chiamati mostaccioli proprio perché erano impastati con il mosto, mandorle e noci tritate, che sono anche questi i tipici frutti anche noi, del anche periodo. Da noi. Anche da noi, e miele pure con i susamelli. Sì, sì, il miele messo sopra, però sui calcionetti no, mettiamo lo zucchero a velo. Il miele lo mettiamo sopra a quelle che noi chiamiamo le scrippelle, che sarebbero i vostri struffoli, noi li chiamiamo le scrippelle. Sì, sì, no, sì. Ho visto pure lì, quando sono venuto spesso in Abruzzo, i mostaccioli proprio vostri, che sono un po' diversi da noi, però la forma è quella, anche perché poi quella forma di essere dei susamelli e quella forma triangolare o parallelepipeda dei mostaccioli anche hanno dei significati trascendenti, quindi di buon augurio anche quelli. Sì, sono quindi, dei rombi, i mostaccioli sono dei rombi. Più o meno grandi, più o meno piccoli. Per esempio a Sulmona si chiamano scarponi, perché li fanno talmente pieni di noci che sembrano
i chiodi che stavano sotto la suola degli scarponi, mentre negli altri mostaccioli li devi spaccare per vedere, sono più finemente triturati. Invece a Sulmona sono proprio a pezzi grossi. Voi le fate le calemme? Non so che sono. Partire da Questi. San, controllare il clima da Santa Lucia fino alla Befana e Ah, poi voi le arrivare. chiamate le calem, noi li chiamiamo le miciarul. No, noi le calemme, le sai fare? Sì, le Io l'ho calende. imparato a fare. Sì, oppure. Sì, le miciarul. Sarebbe il conteggio da Santa Lucia fino A a Natale Natale e e poi poi da andata e ritorno fino all'Epifania. e E allora i primi 12 giorni sono la mattina dei mesi, dei primi 15 giorni del mese. I secondi 15 giorni invece sono il pomeriggio, cioè la seconda metà del mese. E il dei mesi. 26 e il 27, il 26 e il 27, il 26 e 25 coincidono che sono tutto 2 dicembre. Sì, e c'hai l'andamento dei 12 mesi dell'anno. Che poi vanno collegate ai quarti di luna Eh sì. e torna sempre come li chiamate voi? Miciarul. Miciaru. Io Miciarul. altre chicche che ti vengono in mente prima di lasciarci? Quello del malocchio l'ho detto, che si trasmettono tutte le formule. Io infatti che me le sono ereditate da tutte le mie informatrici vecchiette, Ma adesso sono lo diventate. sai fare tu? Sì, e io lo rinnovo. E la notte di Natale, siccome lo devo rinnovare, che invito sempre i miei nipoti, le mie amiche, chi lo vuole imparare. Chi non può venire, glielo mando per internet. Mi sono scritta la formula e glielo mando per email. Ma lo puoi fare solo le donne o anche i maschi? I maschi in genere sono più restii ad apprendere Me la mandi a e me, perché sicuramente non potrò venire la notte di ad Natale, apprendere. però la È mandi pure a culto una me. ritualità femminile, però te la mando volentieri. No, se me la mandi mi farebbe cosa No, gradita. io te la mando anche adesso, però tu Se me la la mandi notte quando di ci. Natale la devi recitare. Va Capito? bene. Se me la mandi imparo, perché mia nonna non ho avuto il tempo, ero più ragazzo. Però la mia è in dialetto abruzzese, tu ti E devi. qual è il problema? Che poi quella abruzzese non è solo la mia, ce ne stanno tantissime, poi tu te la devi personalizzare. Sì, la devo capire, poi è pensiero mio, ma d'altronde il regno è così vasto che alla fine. Perché sicuramente troverai delle formule dell'iettatura in napoletano in qualche libro, lo trovi sicuro e te lo reciti la notte di Natale con Vabbè, l'abruzzese. però quella poi deve essere legata molto al cattolicesimo, quel tipo di formula. Non è. Mia nonna proprio Quale? pregava proprio quando in Zilè, sottovoce, era una cosa Ma io pure incredibile. prego, non è pregare, è una formula, è un'orazione che viene Sì, ripetuta. in orazione, sì, però lo diceva in maniera così partecipata che sembrava proprio un'orazione sacra. Non che sembrava, lo È è. un'orazione sacra, però lei comunque faceva sempre il segno della croce ogni volta che faceva un passaggio Certo. da. E Si fa, quindi, si fa. e niente, Adriana, io ti faccio. Ti ricordi che mi sono permesso di dirti il fatto del calendario, come funzionava prima? Quando mi hai Ah, fatto sì. vedere alla chiesa lì, no? Che Ah, non che sapevo bello, che. sì, quello mi incuriosisce molto, non lo E allora, conoscevo. guarda, alla fine di questa chiacchierata ti mando, faccio passare una foto che ho scattato a Castello di Melfi di Federico II e aggiustato poi dagli Angioini, dove c'è praticamente un orologio alla torre come quella che mi hai fatto vedere alla chiesa di San Giovanni, giusto San Giovanni, In Venere. e la stessa cosa. E c'è proprio un scritto come veniva calcolato quel tipo di calendario, e quando venne soppresso, è una foto che manderò quando noi ci saluteremo in questa bellissima giornata. Ecco perché non esisteva ora il legale, ecco perché la gente adesso sta esaurita, perché praticamente l'orologio biologico imposto dall'alto con l'ora legale ti ammazza. Prima invece era naturale, perché praticamente la giornata iniziava al tramonto. Questo me l'ha detto Raimondo Rotondi, che mi ha fatto capire, si veniva chiamato il calendario italico. E praticamente che succedeva? Iniziava al tramonto la prima fase della giornata, ovviamente
l'olore legale non esisteva olora No, solare, questa perché era... è stata un'invenzione moderna. No, fu Napoleone, è stato Napoleone. E praticamente che cosa succedeva? Che tu praticamente il tuo orologio interno biologico andava con la natura, no? Con i cicli delle stagioni e con le cicli delle giornate. Quindi non c'era bisogno di spostare avanti e indietro l'orologio. Infatti, il mondo mi ha fatto riflettere sul fatto che praticamente alcune volte noi, studiando alcuni libri di storia, trovavamo i trattati firmati a luna di notte. Giustamente uno si poneva: ma come a luna di notte questi si alzavano a firmare i trattati? No, perché luna di notte era un'ora dopo il tramonto, la luna di notte. Ecco perché noi, come l'essere umano, è sempre andato in simbiosi con un microcosmo collegato col macrocosmo. Il giacobinismo ha anche cercato di distruggere questo legame. Infatti, ci sono degli squilibri non da poco. Basta vedere la gente come sta male quando molta gente sta turbata, sta conturbata quando c'è cambio di orario, perché va contro natura, no? E quindi, fine questa chiacchierata, gli faccio questa foto, te la faccio passare Grazie. e poi te la mando personalmente. E poi chiuderemo con un'altra sonata di Zampognari. Che dici? Va bene, ci sta bene. Va bene. Allora chiuderemo con un'altra sonata di Zampognari. Adriana, io ti ringrazio. E sei stata gentilissima. Purtroppo da me è sparito, non, terra di grandi antropologi che era Nicolucci, ed era lo stesso Cirelli di Campo di Appennino o di Isola Lì. Io ti ringrazio e soprattutto sei stata utile, perché ho fatto il parallelismo con quello che io vivevo da bambino, che cerco di conservare da adulto, ma è dura. Il modernismo veramente è devastante, poter far conservare quelle certe cose. Grazie ancora, Adriana, e spero di poterti disturbare anche per altre cose, Va perché bene, ci aggiorneremo. sei un tesoro come persona, dal punto di vista umano, ma anche come biblioteca umana. Vabbè, anche tu sei uno studioso pieno di notizie. Ma più che Dice la altro, Bibbia, concludiamo con un proverbio. La dimmi. vecchiarella non si voleva morire, perché deve ancora imparare. Chi se la piglia della Socrate? Capito? Sì. Grazie, Va Adriana. bene, Buon ciao. Natale, grazie.